Sì, non era assolutamente semplice andare lì, la prima partita del campionato, insomma, in trasferta, in un campo come quello non è semplice portarlo a casa. Noi siamo stati bravi e soprattutto solidi per 40 minuti e quindi siamo contenti del risultato, è un buon inizio. Adesso c'è l'Urania, questa prima partita casalinga. L'Urania che è una squadra neopromossa un po' atipica perché ha tanti giocatori molto esperti per il campionato, quindi anche studiandoli in allenamento cosa è emerso, quali saranno un po' i temi di domenica? Ma sicuramente noi, il nostro obiettivo è quello di giocare tutte le partite per 40 minuti, non dobbiamo mai sottovalutare gli avversari e loro sì, come hai detto tu, sono una squadra promossa ma hanno tanti giocatori comunque che hanno già esperienza in A2 come Benevelli, Sabatini e soprattutto anche hanno preso un americano molto forte Caraibio e quindi ecco il nostro obiettivo è quello di non sottovalutarli e giocare come abbiamo fatto a Piacenza per 40 minuti. La tua partita nello specifico, le tue consegne, a cosa dovrai stare attento, insomma? Ma Senza entrare ovviamente nello specifico, però, no, insomma. sicuramente devo essere pronto se verrò schierato in campo a dimostrare insomma di dare un impatto, ecco. Intanto i miglioramenti si fanno passo dopo passo e anche durante la pre-season ci sono stati dei momenti che hanno segnalato delle difficoltà, ma al tempo stesso si vedeva che c'era un processo di crescita da un punto di vista difensivo. E ormai però questa partita va messa alle spalle e siamo diciamo, desiderosi di iniziare il campionato tra le mura amiche alla Grana Padano Arena. Arrivarci dopo una vittoria esterna sicuramente aumenta il desiderio di giocare questa partita, si percepisce energia ed entusiasmo nel nostro ambiente, parlo anche rispetto ai nostri tifosi, quindi ci aspettiamo anche una bella cornice di pubblico con tanti giovani sul parquet, sul campo ad accoglierci. E siamo pronti a giocare una partita, come diceva Giovanni Poggi, come sottolineato anche da Matteo Ferrara dopo la gara contro la Sigeco, una partita continua, perché una squadra come la nostra, formata con il giusto mix da giocatori esperti e giovani, ma in particolare con uno zoccolo duro presente qui lo scorso anno e con tanti giocatori ambiziosi in crescita. Il nostro principale obiettivo è quello della continuità sui 40 minuti, per mostrare quella che è la nostra carta d'identità quella che dovrà essere la carta d'identità come squadra, cioè una squadra aggressiva, una squadra intensa che per 40 minuti gioca su certi ritmi. Questo è un obiettivo da raggiungere, è un qualcosa su cui lavoriamo e sarà importante nella nostra prima partita interna proprio perché da questo tipo di impatto, di energia. E nasce anche quello che è il nostro modo di giocare in attacco, cioè nei primi secondi dell'azione, diciamo, con una pallacanestro che sia aggressiva anche in attacco. Detto questo, giochiamo contro una squadra formata da giocatori che hanno esperienza di questo campionato, partendo dal playmaker Sabatini, che abbiamo visto a Treviso e alla Sigeco recentemente, un giocatore con gambe importanti, un giocatore che taglia a fette la difesa e sul quale dovremmo fare un bel lavoro di squadra. Di fianco a lui Milano ha fatto tornare in Italia Raivio, che è una guardia con punti nelle mani, che è stato protagonista a Casale Monferrato e successivamente nelle ultime stagioni era in Germania, in Serie A tedesca. È un giocatore che sa fare canestri in tanti modi ed è il punto di riferimento del loro attacco. Di fianco a queste due guardie, Sabatini e Raivio, dalla panchina parte Montano, che è un altro giocatore che conosciamo molto bene, che era Ravenna, che garantisce talento. Sotto canestro Benevelli dalla Fortitudo Bologna e Lynch, un pivot massiccio con centimetri, con grande solidità in area, rappresentano le garanzie. Oltre a un ex per gli Stinks che è Giorgio Piunti, che ho avuto il piacere di allenare quando era giovane a Montegranaro, giovane giovane, e che ha giocato più recentemente, nella storia recente, con Mantova. Quindi una squadra che ha mantenuto una parte di giocatori della B, arricchendola con americani di impatto e veterani della A2. Tutto il giorno d'andata servirà per conoscere il livello del campionato. Dal mio punto di vista,
ci sarà un assoluto equilibrio. Vanno viste le squadre, vanno viste in campo, va vista la forza degli spogliatoi, va visto l'impatto dei gruppi italiani sulle squadre, quindi le prime 13 giornate servirà proprio per rendersi conto di com'è il livello e metto la firma adesso, ci sarà un grandissimo equilibrio a tutti i livelli. Ecco, hai accennato appunto tu, è un campionato molto equilibrato, ancora più equilibrato rispetto agli anni scorsi, visto che Fortitudo e Treviso sono andate su, ci sono più opportunità per le altre, quindi quest'anno credo che veramente ci sia molto poco scarto tra una squadra e l'altra. Ma quello, e poi come dicevano anche molti miei colleghi nelle ultime 2-3 settimane, passare da 16 a 14 squadre per girone, quindi 28 squadre invece che 32, alta il livello medio perché ci sono meno posti disponibili e quindi i giocatori italiani vanno a occupare ruoli importanti o a volte anche meno importanti in queste 28 squadre. Quindi si è elevato il livello medio e con grande equilibrio dal mio punto di vista, basta, ci si rende conto di questo con la vittoria di Ravenna Forlì per esempio. E già domenica ci sarà Udine che giocherà contro Verona. Io credo proprio che ci sarà una grande lotta sia per i primi posti sia per la lotta salvezza e che conterà tanto la qualità del lavoro in palestra e la solidità degli spogliatoi e delle società. Nel discorso in Pompei avevo detto che entro il mese di ottobre ci sarebbero state delle comunicazioni che ritenevamo importanti, oggi sono qui a farne una che è relativa al rinnovo contrattuale con il coach. L'anno scorso avevamo un anno più uno di contratto, che è questo, il più uno, quest'anno l'abbiamo prolungato ancora di un ulteriore anno più uno, quindi abbiamo messo in cassetta di sicurezza la collaborazione con il coach per 2-3 anni. Questo conferma la volontà di portare avanti un progetto tecnico che avete visto che si sta sviluppando anche con l'Academy. Quindi l'ottimo lavoro che abbiamo fatto l'anno scorso, allora, tutta la società ha ritenuto tale e abbiamo condiviso queste nostre idee con il coach, ci siamo resi conti che la volontà di lavorare con dei giovani che possono avere un futuro sono idee comuni. E poi vista la serietà, la collaborazione, il modo di porsi con la società ci ha spinto a decidere di fare o di progettare un programma a medio e lungo termine. Noi siamo molto contenti, io rappresento in questo momento tutta la società, quindi sia Cidea che i soci, tutti sono stati informati di questa cosa e con piacere che facciamo questo comunicato, perché riteniamo che sia il punto di partenza ma anche di conferma di quello che abbiamo messo insieme sia la stagione scorsa che durante l'estate per mettere in piedi un campionato fatto in un certo modo che se abbiamo detto che l'anno scorso era l'anno zero, il coach ha detto più di volte questo è l'anno 1, ecco noi vorremmo che ci fosse l'anno 1, l'anno 2, l'anno 3 e poi vedremo insieme come si può lavorare per il futuro e per programmare una crescita del rapporto fra tutto il territorio e gli Stinks. E il coach in questo, anche visto le sue grandi esperienze del settore giovanile, può esserci molto utile e anche questo è stato uno stimolo in più per avere la volontà di legarci e di progettare insieme per l'immediato futuro. Intanto ringrazio il presidente Andrea Negri e tutta la società, il CDA, i soci, e per questo rinnovo che mi rendo orgoglioso e responsabile, nel senso che sentire la fiducia di persone serie fa sì che sia ancora più forte dentro di me la passione e il senso di responsabilità nel contribuire alla crescita di questo progetto. Fin dall'inizio onestamente c'è stato un buon feeling perché condividiamo dei valori simili, intanto la serietà, il desiderio di fare il passo lungo come la gamba, la progettualità, e sapendo che poi in A2 dobbiamo tutti quanti ottenere risultati immediati. Però di fianco a questo il desiderio di far crescere una realtà che ha tanto da dare alla pallacanestro. Io tante volte parlando
con le persone che lavorano con me. E quando penso a Mantova, che da alcune stagioni nel palcoscenico della 2, penso alla realtà di Trento, che 8-10 anni fa, io 10 anni fa la incontrai in A Dilettanti quando allenavo la Fortitudo, e che ha avuto da zero un'importante crescita che l'ha portata a essere una squadra che dalla B è arrivata alla 2, si è consolidata ed è cresciuta con attorno una realtà importante in una città dove non c'era tradizione. Ecco, Mantova per certi versi mi ricorda la passione di una realtà come quella, e contribuire a far crescere una realtà a tutti i livelli, sia con i risultati della prima squadra, sia potendo contribuire anche nell'appassionare, nel far crescere ragazzi giovani che possono contribuire poi nei prossimi anni, è qualcosa di stimolante, che condivido con orgoglio e con voglia di fare bene, proprio perché ci unisce questo desiderio di crescere e questa anche passione per i giocatori in crescita. Ecco, noi siamo un progetto speciale anche con la A2, credo che andando a spulciare i vari roster delle squadre di A2, una realtà come la nostra che si poggia su 6 giocatori, 8 includendo Epifani Colussa, su 12 che sono tra 19 e 22 anni, tutti italiani, perché adesso magari si parla tanto anche di giocatori giovani ma che non sono italiani, lo diventano dopo aver giocato 3-4 anni nel settore giovanile. I nostri sono tutti giocatori italiani, con solamente 2 veterani e 2 americani. Credo che sia un progetto molto intrigante e che ci appassiona giorno dopo giorno. Quindi mi fa un grande piacere poter lavorare con gli Stings nelle prossime stagioni, e ringrazio la società per la fiducia, e questo è una motivazione in più per poter ogni giorno dare il meglio. Questa è una comunicazione che riguarda principalmente il mondo della tifoseria, il mondo anche giovanile, perché noi, mi riferisco un po' al progetto del coach, che è quello che diceva il coach, stiamo lavorando tantissimo sul discorso relativo al settore giovanile, quindi il progetto TEA e il rapporto con le scuole. Domani saranno presenti la scuola elementare Rita Levi Montalcini di San Giorgio Bigarello, alla quale siamo andati a distribuire i volantini, abbiamo fatto presenza. Il progetto TEA sarà presente con una parte dei ragazzi che rappresenteranno il raggruppamento che domenica si svolgerà a Quistello. Saranno Virtus Manto, Pegoniaga Basket, Polisportivo Poggese, Basket Sostinete, Basket Goito e Ceresara. E oltre a questo, condividendo con il coach e con tutto lo staff di TEA, progetto TEA, quest'anno tutti i nostri ragazzini hanno una tessera d'ingresso omaggio fino da 0 a 13 anni, in più i genitori hanno dei prezzi convenzionati. Quindi già durante l'estate abbiamo ragionato per portare avanti un progetto che riguardasse il mondo giovanile, perché crediamo che solo così possa esserci un radicamento forte e importante. Ovviamente questi ragazzini verranno a vedere le nostre partite, faremo il possibile per portarli a vedere le nostre partite, e vorremmo che le nostre partite, ma anche quelle in trasferta, oltre ad essere piacevoli ed entusiasmanti, devono anche necessariamente avere un'etica corretta e rispettosa. Quindi il mio intervento di oggi lo ritengo necessario, perché tutta la nostra società vuole estendere a tutti i nostri supporter, in particolare a quelli della curva, un monito di avvertimento. Deve essere ben chiaro che tutta la società si dissocia da episodi e comportamenti scorretti e irrispettosi che travalichino i binari di una sana goliardia sportiva. Cioè, le nostre partite interne e esterne devono essere una festa per noi. Deve essere una festa per noi, deve essere una festa per i nostri bambini che ci vengono a vedere e anche per i nostri sponsor. Quest'anno già nelle gare pre-season si sono verificate alcune intemperanze che non ci sono piaciute, che non sono passate inosservate.
e che sono già oggetto di valutazione su provvedimenti preventivi o restrittivi nei confronti di chi non si comporta correttamente. Ultima in ordine di tempo è stata una scritta offensiva apparsa domenica sul finire della partita a Piacenza. Ovviamente la nostra società deplora e condanna fermamente questo tipo di espressioni che non ci appartengono e non ci rappresentano assolutamente. Ci dissociamo completamente e ci stiamo già attivando per prendere tutti i provvedimenti possibili per evitare che si possano ripetere situazioni del genere in futuro. Nonostante l'estraneità della società, ci dispiaciamo sentitamente per questi episodi volgari e ci sentiamo comunque di scusarci con chiunque si possa essere sentito toccato o turbato da questi avvenimenti. Ripeto e concludo, la società farà di tutto perché ogni partita possa essere esclusivamente una festa, un divertimento, principalmente, ripeto, per i nostri bambini che verranno a vederci, per i nostri tifosi e in particolare per i nostri sponsor, ma, ripeto, per tutta la città. Quindi la società è impegnata già da tempo per far sì che la Grana Padano Arena rappresenti un qualcosa di positivo a tutti gli effetti. Lo sport deve essere pro e non deve essere contro, mai.